Ciao a tutte, Vandine, eccoci qua per un nuovo video. Allora, scusate se è da un po' di tempo che non vi faccio video, che ero un po' impegnata. Adesso comunque che rinizierà la scuola, non so, visto che sono in terza media, quindi ci sono anche gli esami, bisogna impegnarsi di più. Non so quanti video vi possa fare, magari visto sto inverno vi farò un po' di video haul. Sì, farò video, però diciamo tipo uno alla settimana, così ecco. O due, o uno ogni 2 settimane. Non so, non vi arrabbiate, però veramente cerco di farne più che posso. Ogni volta so che non ne faccio, cioè non ne faccio uno al giorno, non sono costante, però ne faccio più che posso veramente. Niente, devo farvi un po' di video, un po', e allora vi devo fare il tag, cosa c'è nel mio zaino, che non sarà questo video, vabbè, avete già letto dal titolo, ma io lo sto ancora facendo, quindi non l'ho letto. Poi l'update della mia collezione di portachiavi, che è appunto questo video, e il tag questo o quello. Allora, devo ancora prendere le domande, quindi ok. Poi il tag cosa c'è nel mio zaino, ho cambiato astuccio. Dopo vi spiegherò i vari motivi, ho cambiato un po' di roba, insomma, così. Adesso vi devo fare l'update del... Ah no, 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 stop, stop, stop. Allora, questo diciamo anche un po' video chiacchiere, perché non vi faccio vedere solo portachiavi, ovviamente. Dopo alla fine vi devo far vedere un'altra cosa. Volevo salutare, un attimo, e consigliarvi il suo canale perché è bravissima. Bibba di Giovanni. Sì? Sì. Scusa. Insomma, questa ragazza qua che è veramente brava, è bravissima, fa dei video fantastici, mi piace tantissimo e guardo ogni giorno i suoi video. Ed è lei, iscrivetevi al suo canale perché è veramente brava. Ed è questa, aspettate, ve la faccio vedere meglio. Questa qui. Ed ha un anno in più di me, cioè va al primo liceo. E io vado in terza media. E quindi ti saluto, ciao. E sei bravissima, grazie di avermi salutata. Ok, Madonna, un bacione, boom! Tirato una sberla ai fogli. Ok, detto questo, iniziamo il video. Allora, non vi faccio vedere i portachiavi vecchi perché sennò vi stufano. Se volete vederli e non li avete ancora visti, andate a vedere la mia collezione di portachiavi. Invece questo è l'update. Allora, questi portachiavi qua che li considero portachiavi e lucchetti, e ce li ho appunto nella mia collezione vari, questo col teschio che è il mio preferito, questo qua, quelli che venivano in edicola, questo qui, questi qua delle Wacos, poi ce n'è un altro, quello nero, quello giallo, magari riesco a prendere quello nero. Insomma, vari. Poi ho un Hello Kitty che si è rotto perché è un portachiavi vecchio. Ce l'avevo da di quando era di quando avevo 7 anni, 8, 7, 7, 8. Poi c'è questo qui che me l'hanno regalato, che è fantastico, un po' diciamo vistoso, se si può dire così, però è veramente bello, troppo coccoloso. Col cuoricino, guardate che faccino, che è tutto brillantinato. Me l'hanno regalato, non mi ricordo, per una festa, però non mi ricordo chi. Benissimo. Boh, vabbè, andiamo avanti. E adesso apriamo e faccio vedere quelli nuovi che appunto ho anche qua dentro. Allora, ci sono questi quattro che erano delle macchinette in piscina, ma già l'anno scorso, oddio, è già passato l'anno scorso, sono già passate 2 estati, ed erano questi, cioè erano, sono questi. Allora, c'è il panda, il coniglietto, ne avevamo prese 4 a testa, questo qua,
questo qui, il coccodrillino e il pappagallino. E appunto io e la mia migliore amica li abbiamo presi perché ci piacevano. Sono dei bebè e sono troppo carini vestiti, soprattutto il panda, che è il mio animale preferito, ma ormai lo sapete perché vi chiamo ciao pandine, panda ovviamente. Poi un altro panda, portachiavi, della Stell Animals. Poi ho questa qui, che era di mia mamma, che gliel'ho fregata. Cioè, a dire il vero, gliel'ho chiesta. E lei mi ha detto sì. Poi ho questa qua di, questo qua di Gardaland dell'anno scorso. Questo qua, la Skill Animals coniglietto. Ovviamente però io li ho accumulati nel tempo, quindi non è che me li sono presi tutti uno una volta. Cioè, ce li ho da tanto, certi. Poi ho questo. Carinissimo. Della Me to You. Che sono questi ozzetti che... Ce ne ho vari di questa marca. Poi questo qua di fragolita, vecchissimo. Questo qua... col pattino e il fiore. Quest'altro qua col pattino e la coccinella verde. Dopo mi sembra di averveli fatti. Ah no, questo qui bellissimo. Questo qua devo farvelo vedere. Voglio dire, è fantastico e bellissimo allo stesso tempo. Non ce la posso fare. È fantabellissimo. Ed è questa balenottera bianca con tutti i brillantini, veramente carina. Questa qui me l'hanno regalata i miei zii per la Befana. Ok, quindi queste qua erano le new entry del portachiavi. Va bene, ok, quindi questi erano i portachiavi. Infine, appunto, vi ho detto che vi devo far vedere una cosa finale. Visto che mia mamma, mentre mi allenavo oggi, è andata a prendere delle cose per me, per la scuola, ultime cose che dovevo prendere. Ah sì, prima di dirvi ancora questo, devo dirvi un'altra cosa. Non vi ho fatto il back to school haul, cioè gli acquisti scolastici, perché ieri sono andata a acquistare prima di allenamento, quindi in fretta, perché non avevo tempo. E ho preso cose che mi capitavano, anche carine, però ho preso quelle che mi capitavano, dopo ho messo subito in ordine ieri sera, quindi adesso non c'ho voglia di nuovo andare a prendere, tirare fuori, mettere, togliere, insomma, non c'ho voglia veramente. Vi farò forse prossimo anno, dai, non vi offendete. E sì, insomma, stavo dicendo, è andata a prendere... mi è andata appunto a prendere cose per la scuola e mi ha regalato anche, cioè mi ha preso questa cosa qui della Tokidoki. Cioè, vedete, io la amo la Tokidoki, cioè vado pazza. Ed è un temperino, vedete? Temperino. Però a vederlo così sembra un po' pazzo, però è carino, è troppo bello, guardate, cioè è troppo bello. Perché a vederlo così sembra un po' pazzo, perché vedete che non c'è il buchetto per farle appunto le matite. Però sembra un po' pazzo, invece sotto qua è per le matite appunto. Dopo qua si apre, qui vedete intorno alla pancia si apre e si tolgono via insomma le schifezze. Cioè, ma guardate, è troppo dolce. Guardate, è questo cagnolino, cioè l'avete già visto, però io ve lo faccio rivedere. È questo cagnolino cactus rosa. C'era anche verde, però a me piace di più rosa. Cioè, no, a me piacciono tutti i colori, però mia mamma ha detto che era più bello rosa. E quindi mi sono fidata. Era una sorpresa. Troppo carino, cioè, mia mamma, portatelo a scuola e usalo come fonte. Cioè, no, me lo rovinano tutto. Cioè, no, è troppo bello. Non posso portarlo a scuola. Una cosa così fantastica. Che poi è fatto bene perché non è plastica. Cioè, sì, è duro. Però non è proprio plastica dura. Cioè... Non è plastica, tipo questa qua dell'iPad, la cover, vedete? Non è, e questa è, diciamo, è plastica. Sì, non so come spiegare. E questa qui invece è gommata, diciamo. Non so come spiegare. Tipo morbida, però dura allo stesso tempo. Comunque è fantastica. Niente, io spero
che il video vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima. Smack!